Buon salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Parliamo di. Il tema che ha vinto l'ultimo sondaggio è diventare un volontario Mozilla, ma mentre mi parlavo dei materiali mi è sembrato ingiusto fare un video su questo dedicato solo a Mozilla, quindi il video sarà articolato in due parti, potrebbe anche diventare lungo, quindi contribuire al FOSS, quindi al movimento open source potremmo dire, e poi specifico Mozilla, una spiegazione di cos'è Mozilla, cosa fa Mozilla e come entrare in contatto con la community. Quindi diciamo che la prima parte è per tutti, insomma, che serve anche introduzione. E quindi voglio iniziare parlando delle community open source di cui faccio parte, che scrivendo l'elenco me ne sono a quanto pare non sono in poche community: da Mozilla Italia, WordPress Italia Plus, KD Italia, Libre Italia e Dartlang Italia. Che vuol dire faccio parte? Che in alcuni sono iscritto come membro, in altri ho fatto qualcosa o faccio qualcosa, e quindi seguo un po' la vita attualmente, anche se in alcune sono meno attivo rispetto al resto. E questo serve a dimostrare un po' come io già conosco un po', diciamo, varie realtà, non solo Mozilla, per chi pensa che mi occupo solo di quello, anche perché Mozilla è, diciamo, poco più di un anno, mentre altre sono anche da più tempo. Quindi, per parlare di contribuire al FOSS, bisogna innanzitutto parlare di volontari, perché quando si parla di FOSS si parla sempre del tempo libero, di volontariato, perché non è detto che si fa per campare, tant'è che questo concetto in Italia spesso non viene neanche capito. Però parliamo un po' del perché uno dovrebbe fare il volontario dei progetti open source. Innanzitutto per la crescita personale, perché la crescita personale è molto importante sia per la persona sia per il mondo lavorativo che nei rapporti con gli altri, e questo serve tantissimo in un ambiente open source. Infatti io parto dal lavorare di gruppo, perché ti insegna a lavorare in gruppo, quindi a sapersi coordinare e a discutere con gli altri in modo civile dei problemi e delle cose da fare. Migliorare l'inglese, perché io ci do tutte le community italiane, ma c'è anche la community internazionale e bisogna anche poterci parlare per poter avere informazioni per la community italiana, per fare cose e così via. Lavorare con l'inglese, perché un conto è migliorare l'inglese, un conto è anche saperci lavorare. Da me mi scoccia un po', però è necessario. Conoscenze tecniche, perché ovviamente parlando di un argomento, lavorandoci dentro, si imparano tutte quelle terminologie, tecniche, modi di pensare, di fare, eccetera, che ci sono utili anche in altri ambiti. E quindi è molto, molto utile. E ovviamente anche perché devo apprezzare il lavoro che c'è dietro a una community. Io mi ricordo che ad un evento in cui ci sono stato io, ho fatto vedere i miei telefoni con Firefox OS, che è successo? Che mi hanno messo il blocca schermo con un codice. Okay. Per fortuna il codice era 1234 e io avevo due telefoni. Però diciamo che non è stato bello, e questo dimostra come c'è chi ancora non capisce che io faccio questo coso non perché mi piace, è una passione, come quelli che vanno a guardare il calcio e a perdere due ore di tempo, a vedere quelli che inseguono un pallone e guadagnano più soldi di quelli che noi vedremo in migliaia di vite e poi non li usano per i fatti loro. Quindi tutto questo serve per la crescita personale di un individuo, che può essere utile in tutti gli ambiti, perché una volta che tu c'hai l'esperienza le puoi riciclare anche in altri ambiti. E tutta questa formazione, perché questa è formazione, ti aiuta il curriculum, perché non tutti possono dire nel curriculum ho collaborato con Mozilla facendo relatore in 5 città diverse per eventi Mozilla e così via. Può dire io sono un volontario di OpenStreetMaps, che scansione eccetera, giro le città, o chi può altro dire sono un volontario di WordPress, il programma che tu c'hai sul sito è tradotto anche grazie a me, per esempio. Comunque, dopo questa piccola definizione sulla crescita personale, è giusto parlare di cosa fare. Come si fa a diventare un volontario per X? Beh, ci sono molte cose, molte possibilità, insomma, per cominciare. E ho fatto una scaletta in ordine di avanzamento, difficoltà, come vogliamo definirla. Partiamo dalle donazioni, che è il modo più semplice per dimostrare che si aiuta la community, alla segnalazione di bug, che già è un passaggio successivo, perché gli chiede tu che ti ci metti l'impegno per fare un bug, una segnalazione di bug fatta bene, con tutte le informazioni, non un bug, non mi si apre la finestra e non dici perché, come, quando, su che computer e così via, che non servono a niente e fanno perdere tempo alle persone che poi dovranno leggere tutti i bug segnalati. Il testing, ovviamente, perché se rilasciano una nuova versione di un programma, mi serve qualcuno che lo testa a verificare se è tutto a posto, perché non possiamo lasciare una versione in pubblico con tutti i bug.
Quindi serve il testing. Le traduzioni, perché noi siamo italiani, tutti i programmi sono in inglese come lingua principale, gli italiani in inglese non lo leggono molto volentieri, non lo capiscono la maggior parte delle volte, quindi è necessario anche questo lavoro di traduzione. Per questo sulle traduzioni ho scritto un articolo qualche settimana fa su come diventare un volontario del progetto Pizzuzzo, in cui spiego tutto, che ha richiesto mesi di riscritture, perché l'ho fatto leggere a persone che volevano diventarlo, quindi sono stato, diciamo, il primo test su questo argomento. Il supporto, perché tutti i programmi hanno, se c'è un problema a chi chiedo? Il forum, però ci deve stare qualcuno, insomma, che mi fa il supporto, qualcuno che mi risponde se c'è un problema, perché ne sa più di me. La grafica, perché come tutti i programmi hanno bisogno di essere pubblicizzati, di avere il loghetto, i bannerini, le pubblicità, le volantini e la grafica del sito, quindi c'è anche bisogno di chi abbia queste conoscenze, le renda disponibili alla community, alla UX, l'user experience, ovvero qualcuno che si dà l'user experience, che faccia test e che dica se questa interfaccia è fatta bene, è semplice, è funzionale. La promozione, perché un progetto per tutti senza il passaparola, uno che ne parla bene, non riuscirebbe ad andare avanti. Quindi c'è bisogno anche di questo, che è molto semplice alla fine, ma richiede un po' di impegno, perché ti contattano i social per qualunque cosa e tu devi essere sempre lì disponibile con la risposta. Programmando, perché essendo informatica c'è sempre qualcuno che deve programmare, bisogna fissare bug, scrivere quella cosa che manca, eccetera. Eventi, perché si fanno anche gli eventi, c'è stato recentemente Linux Day, io ho incontrato volontari di moltissimi progetti, Parallel, Nopix, OpenStreetMap, Linux, Ubuntu e altri. Quindi c'è anche bisogno di persone che sono disponibili agli eventi per parlarne, per fare la promozione, ma a seconda poi il tipo di evento, perché non è che ci stanno tutti i Linux Day, sono anche eventi più tecnici o meno tecnici, per i bambini e così via. La formazione, perché se io sono un volontario che so certe cose, mi vengono a chiedere come faccio a diventare, io posso dare la mia disponibilità, perché ti introduco dandoti una mano, tipo tu come faccio a fare il ticket, te lo spiego io, come faccio a provare, te posso spiegare io, anche se poi è bene sempre scriverlo tutto su una documentazione, eccetera, però serve anche a questo, perché serve a dare quel tocco umano che spesso i progetti, queste cose non c'è, e che molte persone che non sono abituate gli dà fastidio, e quindi anche il reclutamento di conseguenza, perché a cercare altri volontari, perché bisogna anche riuscire a trovare le persone che secondo te possono essere interessate a fare quello che gli piace, e tu gli dai una mano facendogli anche la formazione. E quindi, detto come fare, è giusto anche di parlare come entrare in contatto, perché gli eventi, diciamo, sono il primissimo. Come trovate i volontari? Agli eventi, se ci stanno, li riconosci solito, come me sono un po' marchiati dai vestiti e così via, però ci sono molti, ovviamente ci si comunica su internet, perché essendo l'Italia un territorio vasto, essendoci anche una community globale, ci si comunica via internet. Quindi è meglio prima cosa aprire Google e cercare la community locale, di solito la community con Italy, insomma, e trovare dei riferimenti che possono essere un sito ufficiale o anche un forum da qualche parte ospitato sul sito internazionale, come nel caso di KD Italia, che c'è forum sul forum di KD ufficiale, però c'è il sito a parte, o la community locale che è Mozilla Italia, che c'è il suo sito e forum al posto del sito ufficiale, potremmo dire. Poi le mailing list, che di solito è il primo mezzo con cui ci si comunica, diciamo, sulle questioni più tecniche, e poi c'è, come ho detto, il forum, che è quello invece discute su di tutto. E oggigiorno anche con i social si formano questi gruppi sui social, che alcuni utilizzano a livello ufficiale, altri no, però sono un modo molto utile per entrare in contatto senza dover stare a cercare troppo. E questo, diciamo, che è il giro, la spiegazione su come diventare un volontario FOSS, diciamo le parti base. Però quello che voglio far capire io è che tu puoi essere animato dalle migliori intenzioni, ma prima di capire cosa tu puoi fare per quella community che hai deciso, su cui vuoi collaborare, cioè bisogna capire che tu cosa vuoi fare. Che mi rivolgo a te, cosa faccio? Che ne so io, sei inglese, sei un programmatore, sai programmi di grafica, di documentazione, io non lo so. Quindi prima capire tu, io allora arrivo, vedo che io sono tanto bravo in spiegare agli altri come sistemare le cose, posso stare nel supporto, ma lo devo capire da solo. Non è che io sono uno psicologo e posso capire cosa sei bravo a fare tu. Sei tu che, a seconda delle tue conoscenze, saprei dire. Certo, vuol dire, a me piacerebbe tanto fare X, però non ho ancora le conoscenze, allora parti e fai qualcos'altro che è la tua portata in modo che tu dopo tu possa fare quello. Perché, come ho detto, questa è formazione, è una cosa graduale che nel tempo ti porta a fare quello. Quindi questa, diciamo, che è l'introduzione sul FOSS, sperando di non essere andato anche troppo lungo.
Quindi adesso è il caso di parlare di come diventare un volontario Mozilla. Lo farò con le slide che utilizzo agli eventi per parlare di Mozilla. Allora parliamo di Join Mozilla We Are Cookies, che diciamo che è la presentazione con cui inizio sempre gli eventi su Mozilla. In questa immagine realizzato io, perché il concetto è: i progetti open source vogliono te, quindi se tu vai a cercare che loro ti aspettano a braccia aperte. Quindi parliamo di Mozilla. Cos'è Mozilla? Mozilla è una fondazione no profit a livello globale e, come dice, diciamo, in manifesto, con una citazione del sito ufficiale, è una comunità internazionale di appassionati di tecnologia, di pensatori e di creatori che collabora a mantenere il web libero, vivo e accessibile, in modo che tutte le persone nel mondo possano contribuire in modo informato e diventare creatori del web. E quindi questo, diciamo, è quello che richiede di essere un volontario Mozilla. Cioè, non richiede, diciamo, grandi conoscenze, ma di fare la propria parte in modo disponibile, libero e aperto a tutti. Se tu ti ritieni far parte di questa cosa, vieni sul forum, sul nostro forum Mozilla. Ma proseguiamo. Parliamo un attimo del manifesto, che spiega quello in cui Mozilla crede. Internet è una risorsa pubblica e globale che deve rimanere open e accessibile. Internet deve arricchire la vita degli individui. La sicurezza su internet è fondamentale e non può essere trattata come un optional. Gli individui devono avere la possibilità di contribuire allo sviluppo di internet. E questa c'è ovviamente la versione online più completa con tutti gli altri dettagli, però ci aiuta a capire un attimo che cos'è internet per Mozilla e cosa lo dovrebbe essere, diciamo, per noi volontari. Ieri, come web, gli sviluppatori web avevano questo incubo dopo tanto ore di sviluppo che dovevano aprire Internet Explorer e c'era qualche grana che non ti aspettavi, perché essendo uno standard, avendo bug di implementazione, non era facile determinare quale cosa andasse bene. Quindi ogni volta, diciamo, che bug che si trovavano erano diversi, non c'era uno schema. Per fortuna oggi possiamo dire ciao ciao a quella versione che è stata l'incubo per tutti gli sviluppatori, compreso il sottoscritto, che è Internet Explorer 6. Anche se le versioni sono uscite dopo hanno dei problemi, in confronto sono molto minori. E oggi siamo nel 2014. E ad oggi il browser più popolare nel mondo non è Internet Explorer, ma Google Chrome. Però chi ha fatto la differenza è stato Firefox, che è riuscito a distruggere il monopolio di Internet Explorer. E oggigiorno tutti dicono: ma non è il primo posto, come fa Mozilla a fare tutte queste cose, a ritenersi importante in questo mondo, se non è al primo posto come mercato di distribuzione? Beh, Mozilla non ha interesse ad essere il primo browser utilizzato, ha interesse nella promozione e l'accettazione degli standard, non il market share. Essendo una fondazione no profit, lei vuole la promozione e una standardizzazione di tutte queste tecnologie web. Tant'è che tutte le sue proposte che fa di tecnologia HTML5 sono inviate a W3C, cosa che non fanno i concorrenti. Se le tengono per sé, e questo richiede un secondo passaggio, perché Mozilla poi, quando si ritrova a dover fare tutte queste cose, le deve rifare da capo. Posso fare degli esempi come l'API Web Serial, Web USB, implementati in altri browser con le loro documentazioni, ma non sono stati presenti a W3C. E oggigiorno diciamo che c'è un altro incubo per gli sviluppatori, ovvero il mobile, perché con tutti questi sistemi Android, iOS, Windows Phone, che si contendono principalmente il mercato, vengono forse a utilizzare, diciamo, i browser predefiniti, che come tutte le cose sono avere pregi e difetti, e in alcuni casi non è possibile cambiarli. Quindi Mozilla ha capito che doveva fare la sua parte anche in ambito mobile, perché per internet è uno, è voluto entrare anche in questo mercato, e quindi su Android ha potuto fare un browser a parte, come Firefox for Android, mentre sugli altri no. Però allora ha detto: non basta solo fare il browser, ora che facciamo qualcosa di meglio, ovvero Firefox OS, un vero sistema operativo completamente open source, pensato per web libero, che segua tutti gli standard, il manifesto, i pensieri, la filosofia di Mozilla. Tutto questo a vantaggio degli utenti, perché Firefox OS è stato pensato per portare il web mobile a tutti, grazie alla sua semplicità e al basso costo. Chi non lo sapesse, in India è stato lanciato adesso di telefono da 25 euro, che sono 2000 rupie, che corrispondono 2-3 rupie ci compri un giornale in India. Solo per fare un'idea che Mozilla non ci guadagna con questo. Il sistema è molto intuitivo ed è semplice svilupparci, visto che tutte le applicazioni, compresa l'interfaccia, sono scritte in HTML5, CSS e JavaScript, e questo permette a tutti di poterlo modificare, tant'è che nel 2013 è stato il progetto su GitHub con più pull request in assoluto, 684, insomma, accettate. Quindi Mozilla cosa ha fatto in Firefox OS in modo semplice? Ha preso la sicurezza del web, tutta la sua esperienza in quest'ambito, tutte le sue tecnologie, l'ha portata su un sistema operativo mobile open source, completamente open source anche durante lo sviluppo. E parliamo un
attimo della community di Mozilla. La community di Mozilla è gigantesca a livello globale. Mozilla classifica in questo modo il numero di volontari, dagli utenti, i supporter che sono quelli, installa Firefox che è meglio e basta, dai contributor casuali, ovvero quelli che ogni tanto danno una mano per certe cose, eccetera, quelli attivi che contribuiscono in modo attivo ai progetti, eccetera, e con contributor che stanno sotto tutte le tecnologie, che sanno veramente quello che c'è sotto. E noi vogliamo te, cioè il concetto è noi siamo volontari, come ho detto prima, e quindi non siamo pagati. Ma con Mozilla abbiamo diverse possibilità: supportare il progetto Mozilla, ovviamente, conoscere nuove persone, perché è una delle cose che mi piace di più, perché girando l'Italia quest'anno per eventi di Mozilla e altri eventi di programmazione, tutto conoscere persone che sono di altre community, che fanno quello, quell'altro, che sono poi tutti i contatti che ti tieni nel tempo, che ci leghi amicizie, come ho fatto con moltissimi. E poi, come ho detto all'inizio, accrescere le proprie skill. Cioè, perché tutta questa cosa che fai tu è formazione che fa bene a te, che ti può essere utile anche per lavorarci. Poi di girare per il mondo, perché vai per gli eventi, eccetera, e poi tutta un'altra serie di vantaggi. E Mozilla Italia cerca te. Noi siamo una community, cerchiamo traduttori grafici, volontari, persone che fanno il marketing, amanti della open source, cerchiamo di tutto. Al momento siamo alla ricerca di grafici per migliorare le grafiche del sito, eccetera. Io ho lanciato su internet, sul forum, un nuovo template, ma siamo fermi anche per rifare il logo, eccetera. Cerchiamo questa al momento, ma cerchiamo ovviamente tutto, perché apriamo le porte a tutti. Quindi, come all'inizio, parti da te, pensa cosa vuoi fare, vieni in community e dai una letta a quello che c'è. Perché se vuoi fare traduttore, ci stanno i lavori per chi vuole iniziare a tradurre. Se apri le sezioni dei programmi, trovi il supporto. Se sei interessato a programmare, beh, lì è una questione diversa, conviene i miei contatti in privato, che vi introduco io. E così via, insomma. Fatevi vivi, perché altrimenti non è che noi possiamo sempre andarvi a cercare. E qual è la marcia in più di diventare dei volontari Mozillian? Volontari Mozillian. Cioè, spieghiamoci, Mozilla sono dei volontari, diciamo, potremmo dire, approvati, che sono risultano attivi per Mozilla e che fanno parte di un registro online e che hanno, diciamo, dei vantaggi in più. E questi Mozilla sono dei volontari approvati, potremmo dire, quindi non è io mi registro su forum, traduco due pagine, sono un Mozilla, no. Mozilla bisogna, diciamo, dimostrare di essere un volontario nel tempo e di avere delle conoscenze. E un Mozilla è chi crede nel manifesto, quello che ho detto prima, diffonde gli stessi ideali del manifesto, sa lavorare in gruppo, perché è importantissimo, in tutti gli ambiti di open source, tra l'altro, contribuisce a Mozilla, però non è detto per forza che è un programmatore, tanta gente, no, non Mozilla, no, non so programmare, non ci servono solo programmatori nella community. Partecipa nella community e, sottolineo, è un volontario. Questa cosa che si vede tagliata è il monumento Mozilla, che ha realizzato Mozilla l'anno scorso, in cui ci sono 6.000 nomi di volontari, tra cui c'è il mio, ed altri volontari italiani e così via, presente sotto gli uffici di San Francisco. Questo è un modo di ringraziare che ha Mozilla per i suoi volontari. C'è gente che mi ha detto, oh, il tuo nome è sul monumento e non sei neanche morto. Non è dirti. Come diventare un Mozillian? Più che altro un volontario. Beh, ci sono due risorse per chi vuole diventarlo. Da whatcanidoformozilla.org, tradotto in italiano, che è un sito che ti farà delle domande riguardo alle tue aree di esperienza. Cioè, se io sono un traduttore, mi capiterà la sezione traduzioni, ne posso cambiare ovviamente sul sito, e mi propone dei progetti su cui fare qualcosa, programmatore e così via. Quindi questo è un modo semplice anche già un po' per capire cosa voglio fare. E poi per chi, diciamo, un po' più un utente più smaliziato, che se ci vuole fare cose complicate, codefirefox.com è un sito con tutorial, video tutorial su come scaricare Firefox, fare le prime modifiche su Firefox stesso. E questi sono due dei siti. Io consiglio, potete anche dargli un'occhiata, perché sono online aperti a tutti, però non prendete anima e cuore e buttatevi su un progetto senza essere entrati in contatto con la community, perché è sbagliato, perché altrimenti non entrerete nel vero modo di lavorare nella community open source, perché non apprezzerete le persone che ci sono dietro e quello che c'è dietro. Quindi questo è un modo per saperlo, però è sempre bene dirlo in community, perché potreste trovarti anche con altre persone che lo fanno, quindi ci si può coordinare o imparare da altri. E questo è molto importante. È finito la slide. Le slide. Mi sta venendo un po' di raffreddore. E io direi di concludere qui il video. Se ci sono delle domande, dei chiarimenti, fatevi vivi nei commenti. Ricordo a tutti di fare il sondaggio per il prossimo tema, di essere un po' più partecipi nei commenti, nei mi piace dei video, nelle iscrizioni dei video, perché non riesco a capire se i video sono fatti bene oppure no, perché non ho commenti nei video, quindi non capisco se devo parlare più di più certe cose, meno di altre e così via. Quindi c'è bisogno, diciamo, del vostro responso,
E oramai poi siamo arrivati al quinto video di Parliamo Di, cosa a cui non avrei mai immaginato di essere, di arrivare. Quindi attivatevi pure in questo, perché un volontario open source è attivo, cioè dice la sua, ma in modo civile, contribuisce, lavora per migliorare, non per lamentarsi. Quindi anche a partire da queste sottigliezze aiutano a entrare in questo modus operandi a livello mentale di aiutare. Per quello io segnalo sempre bug non solo sui progetti Mozilla, ma anche su KDE, sui progetti che trovo su GitHub e così via. Perché questo se è, perché non è solo vivere dentro una community, ma presentarlo anche ad altri, questo modo di lavorare, perché ti aiuta a te per approcciarti agli altri, per dimostrare di avere le conoscenze che, per esempio, oggigiorno non, se prendi l'Italia, non è che tu c'hai l'università ti forma per fare il volontario open source, ma non ti forma neanche per entrare nel mondo del lavoro in ambito informatico, su molti aspetti. Quindi questo ti aiuta anche in questo. Per esempio, nel mio caso è stato molto utile, che io non ho... è stato molto utile perché io non ho frequentato, io non ho fatto l'università, io sono entrato direttamente nel mondo del lavoro come programmatore. Quindi tutte queste conoscenze servono a te, ma anche questo modo di agire serve anche per far vedere agli altri che tu c'hai le conoscenze, non sei uno che sta sul forumetto e parla bene di quello, eccetera. No, io sono attivo anche fuori. E questo secondo me è quello che manca, vedo, a livello italiano, questo modo di comportarsi rispetto al resto della community che c'è, che non è, è vivere solo dentro una community, ma in più facendo quello che si può. Che tutti lavoriamo, tutti abbiamo qualcos'altro da fare, però questa è una passione. Quindi la passione non può essere chiusa in un solo ambito, ma anche negli altri. Quindi adesso faccio il caso del mio video, perché io lo faccio, adesso superato 100 iscritti, cosa incredibile, e voglio capire pure come migliorarle, e questo si fa con i progetti open source. Quindi rendetevi attivi, lasciate un segno, ecco. Lasciate un segno che ci siete pure voi, che dite la vostra in modo costruttivo. Perché su, io vedo che su, in Italia rispetto ad altri paesi, i flame in ambito open source si creano molto più facilmente. Basta veramente poco. Però non c'è mai la spinta ad essere costruttivi. Ma in Italia diciamo che c'è in molti altri ambiti, non solo in open source. Diciamo che nel nostro modo di vivere, di lamentarci e di non saper suggerire un modo migliore. Quindi concludo con questo tatuaggio di Mozilla che distribuisco agli eventi, che sono i trasferelli, per chi se lo chiede, perché non è che me lo sono tatuato, questo si toglie con l'acqua e un po' di alcol. Quindi dite la vostra, partecipate al sondaggio, che il prossimo tema, se non mi sbaglio, che sta vincendo è un cloud, cioè qui non mi pare da sviluppare per Firefox OS. Probabilmente se sono tematiche su Mozilla avrò altre slide da mostrare, e oramai ho 6 talk su questi argomenti. Quindi chiudo, che credo che ormai il video è diventato veramente lungo, anche con il mio raffreddore, e qui ho cominciato a fare freschetto. Io vi lascio tutti i link su questo video, quindi ci vediamo alla prossima. Partecipate al sondaggio, perché il tema lo scegli tu che stai guardando il video, non io. E questo è un modo molto importante anche di partecipare, perché mi permette a me di vedere quali sono i temi più interessanti, e quando vado a incontrare le persone so su quali argomenti anche puntare per la promozione degli eventi stessi, ma anche sugli argomenti, perché fino adesso non ho mai, diciamo, creduto sul parlare delle tecnologie di Firefox eccetera, perché finché la gente non me l'ha chiesto, perché per me è ovvio andare a vedere la nuova interfaccia e provarlo, ma per molti altri no. Quindi partecipate a questi sondaggi che trovate su internet, che spesso i progetti open source fanno, perché è un modo di dire la propria dando un piccolo segnale che serve. Perché non è che solo io faccio i sondaggi, ma se prendi KDE fai sondaggi sull'interfaccia, WordPress li fa annuali, Mozilla li fa, molti fanno i sondaggi, perché è un modo semplice per avere, diciamo, i dati statistici che ai progetti permette di focalizzarsi su più certi aspetti. Detto questo vi saluto. Vi ricordo, io non ci guadagno niente facendo questi video. Ciao, alla prossima!